Bentornati su Creazioni Digitali, un nuovo appuntamento dedicato al corso di Affinity Designer. In questo video vedremo come creare e gestire il testo su tracciato. Abbiamo già visto il testo artistico e il testo cornice. I tutorial sono raccolti tutti nella stessa playlist. Inizio creando un tracciato utilizzando il pennello vettore. Può essere utilizzato qualunque strumento di disegno, la matita, la penna oppure una forma. Creo un tracciato ben evidente e poi lo sistemo sulla tavola di disegno. Attivo quindi lo strumento testo artistico dalla barra degli strumenti e posiziono il cursore del mouse proprio sul tracciato, che assume la forma di una T con una curva accanto. Clicco e digito il testo. Il testo in realtà può anche essere copiato e incollato. Il testo segue l'andamento del tracciato. La pennellata, ovvero il tracciato su cui ho sistemato il testo, non è più disponibile e non sarà più disponibile eventualmente per poterlo arricchire con altri elementi grafici. Resterà così. Lo seleziono, cambio il font, elimino lo spessore del tratto. Sulla tavola di disegno adesso vediamo due maniglie che stabiliscono in quale segmento del tracciato fare scorrere il testo. Quella verde è la maniglia iniziale, mentre quella arancione è la maniglia finale. Il testo lo vediamo inserito fra le due maniglie e quindi se io sposto le maniglie trascinandole con il tasto sinistro del mouse premuto, scorre di conseguenza anche il testo. Se il testo su tracciato si estende oltre le maniglie iniziali e finali, si avvolgerà per seguire il tracciato nella direzione opposta. Infatti vedete che ho aggiunto un'altra parola e scorre nella parte inferiore del tracciato e in direzione opposta. E si sono aggiunte altre due maniglie, una verde e un'altra rosso scuro. Servono per gestire il testo nella parte inferiore del tracciato. Infatti, se sposto quella iniziale, il testo scorre lungo la parte inferiore, mentre se aggancio l'altra maniglia verde, scorre il testo che è posizionato nella parte superiore del tracciato. La maniglia rosso scuro invece indica il punto finale del testo che gira in senso inverso. Dalla barra del menu contestuale, attraverso il pulsante a scorrimento, setto la distanza del testo dalla linea base, cioè dal tracciato. Selezionando il testo posso impostarla sulle singole parole in modo diverso, in maniera separata, oppure se faccio scorrere entrambe le parole sullo stesso lato del tracciato, le posso regolare insieme. Quando il testo eccede oltre i limiti del tracciato, Affinity lo segnala con questa icona a forma di occhio che abbiamo già visto quando vi ho parlato del testo cornice e che permette appunto di disattivare o attivare la visualizzazione della parte di testo eccedente. Per allineare il testo su tracciato invece si utilizzano sempre i pulsanti presenti nella barra del menu contestuale, linea destra, sinistra, eccetera. Per ridimensionare il testo su tracciato, come abbiamo visto per le forme, basta agganciarlo all'angolo inferiore destro e ridurre così le dimensioni vincolando le proporzioni. Agganciandolo ai lati invece otterremo un ridimensionamento senza vincolo di proporzioni. Il tracciato sappiamo che può essere modificato con lo strumento nodo e possiamo modificarlo anche se abbiamo già inserito un testo. Attivo lo strumento nodo e modifico le curve. Il testo si adatta automaticamente al nuovo tracciato. Durante il trascinamento è possibile vedere dei tratti rossi
che segnano la magnetizzazione e aiutano ad allineare il testo sul tracciato. Adesso riduco il carattere perché io in realtà avevo già allineato e non ci fa più vedere queste linee rosse. E sono questi i tratti rossi posizionati uno all'inizio, l'altra in mezzo e l'altra alla fine, ed indicano i punti di magnetizzazione. Riporto tutto com'era, quindi rifinisco il testo con degli effetti, anche se posizionato lì quel testo non ha molto senso, ma alla fine era solo a scopo dimostrativo. Il testo può essere posizionato anche sul tracciato di una forma. Abbiamo visto che il tracciato originale viene tra virgolette distrutto, quindi in questo caso duplico la mela in modo da avere due, una per lo sfondo e una per utilizzarla con il testo su tracciato. Attivo di nuovo lo strumento testo artistico, digito ancora il mio testo, ne cambio il colore e attraverso le maniglie lo trascino lungo il tracciato della mela. Sposto le maniglie e lo posiziono. Perfetto, lo voglio posizionare in basso. E imposto la linea di base. La stessa cosa posso fare utilizzando le forme predefinite di Affinity. Attivo lo strumento ciambella e ne traccio una e poi torno ad attivare lo strumento testo artistico e digito un altro testo all'interno della ciambella. Lo associo alla mela che avevo preparato prima e poi magari per staccare un attimino dallo sfondo e bilanciare il tutto inserisco un ellisse sotto, ne riduco l'opacità e applico un pennello al tratto. Il testo su tracciato permette di creare gli effetti particolari e può essere applicato a tutte le forme. Ad esempio, adesso lo farò scorrere lungo il tratto di una spirale per avere un effetto decorativo. Attivo quindi lo strumento spirale e incollo il testo a ripetizione. E vedete che si adatta perfettamente. Ne abbasso l'opacità. Adesso se io riattivo lo strumento spirale e dalla barra del menu contestuale ne cambio le proprietà, vediamo che il testo si riadatta automaticamente alla nuova forma che seleziono e posso modificare tutte le proprietà della spirale, cambiare il numero di volte, la rotazione, cambiarne il raggio o cambiare addirittura la forma della spirale e farla diventare quadrangolare. Abbiamo ancora un altro elemento, quindi per poter sperimentare la potenzialità di questo bellissimo software. Fatemi sapere i vostri progressi e se avete dubbi, al solito, postate nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un like. Anche per questo video è tutto, alla prossima, ciao!